Un settore, quello delle costruzioni, in grande difficoltà. I numeri della crisi sono stati analizzati in conferenza stampa dal presidente di ANCE Frosinone, Angelo Libero Massaro. In questa conferenza stampa io ho fatto un attimino la fotografia di quello che è lo stato reale del territorio nostro, ma anche quello nazionale. A noi ci interessa quello del territorio. Io in questa stampa ho dato il quadro di questa situazione, il quadro anche di quelle che abbiamo subito in termini di flessioni in negativo per quanto riguarda il settore delle costruzioni. Basta pensare che in Casse Dile abbiamo rilevato circa 7 milioni di euro di massa salariale in meno, abbiamo circa 34 aziende che hanno chiuso, abbiamo 126 lavoratori in meno e abbiamo 700.000 ore lavorate in meno. Le nuove disposizioni imposte dal Covid-19 hanno limitato anche la produzione. L'epidemia, infatti, incide quotidianamente sull'organizzazione aziendale con un notevole aumento di costi. Le nostre aziende non possono produrre quello che producevano prima, perché voi pensate che noi dobbiamo lavorare con distanziamento, dobbiamo lavorare con viaggi del personale che non possono viaggiare in 9 su un pulmino, per esempio, devono viaggiare in 4. Quindi sono tutte fasi che rallentano quella che è la produzione, l'arco temporale della produzione. Resta poi attualissimo il tema superbonus del 110%. ANCE, così come l'intera filiera produttiva, confida nella proroga sia per gli interventi di efficientamento energetico che per quelli antisismici. Noi dobbiamo, per forza di cose, prorogare questo termine del 31-12-2021, altrimenti io credo che a oggi non solo non sia partito, ma secondo me di eco bonus, o meglio, super bonus a 110, se ne farà poco o niente. Perché qui, prima di partire, noi abbiamo bisogno delle autorizzazioni, per esempio. E quindi l'iter autorizzativi necessita un arco temporale oggi molto, ma molto ampio. A complicare ancor di più le procedure della filiera delle costruzioni, lo smart working nella pubblica amministrazione, ritardi, lungaggini e risposte che non arrivano mai, rischiano di bloccare definitivamente centinaia di cantieri, sia pubblici che privati. Non si può pensare che attraverso lo smart working sia la stessa cosa che lavorare dal vivo. Quindi, se prima come iter autorizzativi ci volevano 6 mesi, oggi dovrà un anno così. Quindi dobbiamo, per forza di cose, su questo argomento trovare una soluzione. Diverse le iniziative che ANCE è pronta a mettere in campo per aiutare le aziende e superare insieme questa lunga crisi. L'ANCE, per stare a fianco delle aziende associate, ha messo in campo una serie di cose, quelle per esempio di organizzare uno staff tecnico che sia a disposizione di tutte le aziende, le piccole aziende che hanno necessità di avere un consulto tecnico. Vogliamo mettere anche un sistema di rete di imprese in piedi da poter aderire, così abbiamo un attimino quello che è il coordinamento di tutto, e ANCE può farsi carico di questo.